Ben trovati, amici tifosi del grande basket, amanti del nostro campionato. Si va a gara 7. Win or go home in quel del Mediolanum Forum a partire dalle ore 20:30 venerdì sera per una gara 7, per una gara senza un domani che promette davvero mille emozioni in quel del Forum d'Assago tra l'Olimpia Milano di coach Ettore Messina a caccia della terza stella del trentesimo scudetto, del trentesimo tricolore dall'altra parte per completare questo derby d'Italia. Ovviamente la Virtus Bologna, le bunere di coach Sergio Scariolo che cercano invece il secondo successo negli ultimi 3 anni. Un record che parla da solo, quello della Segafredo Arena di Bologna, 18 vittorie e una sola sconfitta in gara 1 di finale scudetto lo scorso anno proprio contro le Scarpette Rosse per la formazione bianconera per la Virtus Bologna che concede il terzo successo consecutivo davanti ai propri tifosi, al proprio pubblico in questa gara 6 senza un domani. Quindi il primo match point che vola via senza poche soddisfazioni per la formazione di casa, invece dall'altra parte una chance sprecata, ma all'interno di questi 40 minuti di gara 6 ci sono state davvero poche occasioni, poche chance dopo un primo quarto concluso avanti sul 23 a 27 con un strepitoso sicuramente Ioannis Folkman che dopo il canestro da sotto realizza addirittura una tripla da oltre metà campo per il vantaggio, più 4 per l'Olimpia allo scadere dei primi 10 minuti. Nel secondo quarto, il primo strappo per la Virtus, grazie ad una controparziale di 7-0, arriverà anche il massimo vantaggio sul 45-37, grazie alla tripla di un sempre più continuo e decisivo Isia Courdinier. E poi nel corso del terzo quarto, del secondo quarto, abbiamo visto anche un tentativo di rientro dell'Olimpia grazie alle giocate di Niccolò Melli. Terzo quarto, grande partenza per la Virtus che ottiene il massimo vantaggio sul più 10, la prima volta sul 56 a 46 e poi nella seconda parte nella 58 a 48. L'Olimpia però non demorde e rientra addirittura sul meno 3, sul 60 a 57. Il quarto quarto si apre sul 67 a 59 per la formazione bianconera per la Virtus Bologna, bunere che partono con qualche difficoltà in attacco, con grandi certezze però in linea difensiva. Dall'altra parte invece l'Olimpia fa davvero tanta, troppa fatica a trovare la via del canestro, primo canestro che arriva addirittura dopo 5 minuti nel corso della quarto quarto, Virtus che da lì in poi però controlla e domina in lungo e in largo il quarto e decisivo quarto, volando addirittura anche sul più 20, grazie alla precisione dalla lunetta. Da segnalare una Virtus che ha tirato con una irreale 70% da 2. La seconda volta che questo dato riaffiora in questa finale scudetto, un dato molto importante perché la precisione da dentro l'arco è sicuramente un'arma in favore per la formazione di coach Sergio Scariolo. 57% dal campo, 38% per l'Olimpia, 70% da 2. 37% da 3. Risponde invece alla formazione Meneghina con un 44% da 2, 33% dall'arco. Da segnalare anche comunque una lotta a rimbalzo quasi pari, 31 a 33 per l'Olimpia che però ha dominato ancora una volta sotto le plance, 12 a 5 in rimbalzi offensivi per la formazione meneghina. Questa sera, dato sicuramente più importante, è quello da analizzare le palle perse. Ben 17 per l'Olimpia, tante, troppe sicuramente anche negli ultimi 10 minuti.
11 palle perse invece per la Virtus nella serata in cui la Segafredo Arena potrebbe aver ammirato dopo la bellezza di 4 anni passati in propria compagnia, l'ultima partita in quella delle due torri da parte di Milos Teodosic, che dopo una gara 5 da dimenticare in circa 16 minuti sul parquet, con anche qualche troppa polemica e volato anche un tecnico nel corso del secondo quarto, ha chiuso questa gara 6 con 4 punti, 2 rimbalzi e 2 assist. Adesso tutto rimandato, l'esito di questa stagione a gara 7. Per la quarta volta il nostro campionato vivrà questa incredibile, emozionante sfida, gara 7, l'ultima nel 2019 tra l'Umana Reyer Venezia di coach Walter De Raffaele e la Dinamo Sassari di coach Gianmarco Pozzecco, l'unica squadra che è riuscita nella storia del nostro campionato a ribaltare uno svantaggio prima di 2-0 e poi successivamente anche di 3-2. È stato il Banco di Sardegna Sassari ormai nel lontano 2014 con Meo Sacchetti in panchina nella finale scudetto tra il Banco di Sardegna Sassari e la Pallacanestro Reggiana. Correva l'anno 2015. Un po' di statistiche, ancora una volta a comandare la Virtus, a far girare l'attacco per la formazione di casa, Marco Bellinelli, con 14 punti, un rimbalzo in circa 19 minuti sul parquet, 4 su 6 dall'arco, con quella tripla per il 75 a 61 nel corso del quarto quarto, che sa di firma, di propria sentenza del successo che porta quindi questa finale scudetto per la terza volta consecutiva, Olimpia Milano contro Virtus Bologna, ha l'esito questa volta di gara 7. Dopo lo sweep nel 2020. Scusate, dopo lo sweep nel 2021, il successo meneghino l'anno dopo 4-2 rispettando il fattore campo, e poi adesso invece quest'anno tutto si deciderà negli ultimi 40 minuti, se basteranno, al Mediolanum Forum tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Grande partita di sostanza, di qualità per Isia Courdinier, 13 punti con 5 rimbalzi e 2 assist in 27 minuti sul parquet, 13 punti, 2 rimbalzi, 7 assist, ha sicuramente alzato il proprio livello dopo gara 1 e gara 2. Daniel Hackett, che si conferma comunque davvero in grandissimo spolvero, 11 punti, 7 rimbalzi, decisivo e seppure circondato da molteplici voci di mercato che lo vedono ormai prossimo alla firma con la Monaco Mam Jaite, 10 punti, 3 rimbalzi e 3 assist, sicuramente in rilancio anche Tornike Toko Shengeila, 8 punti, 5 rimbalzi, 1 assist per Sammy Olesheye, 4 punti, 2 rimbalzi per Jordan Miki, 4 punti, 2 rimbalzi, 2 assist invece per Alessandro Paiola. Solamente due giocatori in doppia cifra per l'Olimpia Milano: il capitano Nicolò Melli con 11 punti, 6 rimbalzi, 1 assist, e Ioannis Foitman, colui che ha trascinato l'Olimpia con due triple, con tante giocate nel corso dei primi 10 minuti, 11 punti, 2 rimbalzi, 2 assist. Billy Baron, 9 punti, 2 rimbalzi, 3 assist, 9 punti, 3 rimbalzi anche per Gigi Datome con 2 su 3 dall'arco, 2 triple scoccate nel corso dei primi 10 minuti, e sicuramente sottotono dopo la grandissima prova in gara 5, Siobhan Shields, 7 punti, 2 rimbalzi, 1 assist con 2 su 8 da 2 e 1 su 3 invece dall'arco, un totale 3 su 11 da dimenticare per il giocatore americano con il passaporto danese. 5 punti, 2 rimbalzi, 4 assist, delude anche Shabazz Napier, 4 punti, 4 rimbalzi, 2 assist per Devon Hall, 4 punti, 1 rimbalzo, 3 assist per Kai Hines, 4 punti in 4 minuti nella garbage time per Stefano Tonut, 2 punti, 1 rimbalzo per l'arma che ha adattato coach Ettore Messina in gara 5, Paul Biliga. Ragazzi, ormai
è tutto segnato, quindi gara 7, win or go home, una gara senza un domani per vivere ancora una volta la sfida, il derby d'Italia tra l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna, tra 48 ore a partire dalle ore 20:30 al Forum d'Assago, la palla 2 decisiva per assegnare il tricolore del basket italiano. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!